mi diria che il futuro della lingua piemontese è infinito, perché è una lingua che viene dal cuore, resterà sempre una pera, un fondamento per il Piemonte e per tutta l'Italia. Cabariuccia è prima di tutto un progetto di vita che parte dalla volontà di cambiare vita. Dopo una ventina di anni di esperienza in ambito industriale ho capito che quel tipo di mondo non mi apparteneva più e con Angela ho cercato di capire quale fosse una strada alternativa. In quel momento vivevamo a Varese, vivevamo a casa della signora Mariuccia Mai, che è la più vecchia pescatrice del lago di Varese, e attraverso l'ospitalità di Mariuccia abbiamo avuto la possibilità di iniziare a sperimentare quelli che erano dei modelli di agricoltura che io nel frattempo andavo a conoscere e imparare attraverso corsi sia a livello nazionale che a livello europeo. Nel frattempo cercavamo qualcosa che fosse vicino alla nostra origine, cioè vicino a Torino, vicino al posto dove sia Angela che io siamo nati, e che mi desse l'opportunità di avvicinarmi anche ai miei figli. Abbiamo trovato questa cascina nel Monferrato, ad Albugnano, 430 metri sul livello del mare, con circa 20 ettari di terreno, e dopo un'attenta valutazione abbiamo deciso di acquistarla. Mariuccia è un progetto di agricoltura naturale e all'interno del quale noi utilizziamo tutti gli strumenti che provengono dal mondo della permacultura e da questo nuovo modo di fare agricoltura che in Italia forse è ancora poco diffuso, ma che ha all'estero esempi interessantissimi non solo di funzionalità ma anche di generosa riproducibilità. Abbiamo costruito un lago di fitodepurazione, abbiamo i muri di paglia, gli intonaci in terra cruda, tutte le tecnologie che sono legate alla produzione dell'acqua calda e del calore hanno comunque una valutazione del basso impatto ambientale prioritaria, per cui abbiamo una caldaia biomassa, una caldaia a condensazione per tamponare eventuali problematiche della caldaia biomassa, dei pannelli fotovoltaici per alimentare le pompe che distribuiscono le acque e anche dei pannelli solari termici che ci aiutano durante l'estate a compensare, ma che ci rendono praticamente autonomi nella produzione dell'acqua calda. Se io voglio cambiare vita e non provengo da una cultura contadina, dove vado quando ho 40 anni, ne ho 50 o semplicemente non ho un background culturale legato al e formativo legato al mondo agricolo, dove vado a formarmi? Per questo abbiamo creato la SAN, che è la Scuola di Agricoltura Naturale, che nasce con l'obiettivo specifico di formare una nuova cultura di contadini e dare la possibilità alle persone che magari hanno empaticamente un rapporto con la terra ma non sanno se lasciare ciò che stanno facendo, come poter iniziare un'attività, dare a queste persone il maggior numero di informazioni possibili non semplicemente da un punto di vista tecnicistico ma ancor più da un punto di vista progettuale, perché come ci insegna la permacultura, prima del fare è molto più importante progettare. Dal mio punto di vista l'Italia che cambierà o che sta cambiando è fatta e deve essere fatta da ragazzi, persone, ma soprattutto giovani, che vogliono prendersi la responsabilità di fare delle scelte, di essere loro la scelta stessa piuttosto che subire le scelte degli altri. Noi siamo degli indipendenti creativi, però deleghiamo sempre a terzi e mediamente al potere politico la responsabilità della nostra felicità.
E questo mondo non esiste più, cioè è stato il mondo dei miei genitori, e fortunatamente dico io, perché è il mondo dei servi. E quando c'è una servitù vuol dire che dietro c'è sempre qualcuno che o è definito padrone o ancora di più, insomma, si arroga il diritto di essere tale. E come io dico sempre, insomma, voglio dire, la grossa fortuna di aver pensato e di aver voluto questo cambiamento della mia vita è ripagata ogni giorno dal fatto che mi rendo conto che, insomma, in questo momento è stata la scelta giusta, ecco. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.